cosa deve fare fondamentalmente una donna per conquistare l'uomo che gli interessa, per conquistare l'uomo della sua vita. Ecco quindi, che cosa deve fare una donna per conquistare l'uomo della sua vita? Intanto scegliere il target giusto, questo è un altro punto fondamentale, perché se tu scegli il target sbagliato, è come dire, non riuscirai mai a ottenere dei risultati. Se una donna, e di malgascione ce ne sono tante, vuole una relazione, stabile, non dico dei figli, perché ormai magari l'età è tale per cui non puoi neanche più avere dei figli, però cercare una persona che vada bene, devi intanto escludere tassativamente tutti quelli impegnati o fidanzati, ma impegnati anche di testa, devi escludere tutti quelli sposati, fidanzati, conviventi, impegnati, anche impegnati di testa, che pensano ancora alla ex, perché ci sono molte donne che restano fregate proprio da questo punto di vista, si mettono con uomini che pensano ancora alla ex e poi una volta che la cosa è finita, la mandano a stendere, se ne tornano con la ex, oppure se ne vanno con un'altra. Quindi se tu ti vai alla ricerca di una persona, sbagli target, che è ancora impegnata di testa, tutto al più potrai fare un amore traghetto, cioè potrai traghettare da un posto all'altro, ma non riuscirai a ottenere veramente nessun risultato. Quindi scegli il target giusto, e anche da un punto di vista economico-finanziario, io suggerisco che tu non sia una morta di fame. Se tu sei morta di fame, se tu sei una barbona, devi prima pensare a uscire dalla tua barbonitudine e evitare di cercare l'uomo ricco che ti faccia fare un salto di qualità, un salto sociale. Perché certo ci sono i casi, c'è la sciacquetta che magari riesce a bindolare l'uomo ricco. Anche Berlusconi si trova donne molto più giovani di lui, e ha 85-86 anni. Però ovviamente tanto sono donne comunque di classe, sono donne giovani, belle, insomma, tu se sei una malgasciona non puoi neanche sfruttare più la tua bellezza, no? Perché una super bella potrebbe scambiare, un valore estetico con un valore sociale. Questo è un punto fondamentale. Quindi cercati uno che sia comunque allineato al tuo status sociale o leggermente superiore al tuo status sociale, ma tu devi crearti uno status sociale importante da sola. E poi devi scartare anche tutti i catramisti, casse integrati senza fissa dimora, perché teniamo presente che di barboni ce ne sono anche nel sesso maschile, quindi scartali questi, devi scartare tutti gli sposati, tutti quelli impegnati, tutti quelli impegnati di testa, tutti quelli catramisti, casse integrati senza fissa dimora, perché anche tu del catramista cosa te ne fai? Cioè non te ne fai assolutamente niente, no? E devi anche scartare tutte le persone, tutti i maschi che hanno delle dipendenze da alcol, dipendenze da gioco, dipendenze da sostanze, perché anche questi sono da scartare totalmente, perché uno che è dipendente dall'alcol, ad esempio, avrà l'alcol che al primo posto come potenziale. Quindi una volta che tu devi essere selettiva nello scarto, cioè quindi poi per trovare il tuo target devi iniziare a frequentare dei luoghi, dei posti dove ci siano persone appartenenti al target che tu ti sei data. Insomma, voglio dire, se cerchi un uomo di qualità e di valore, non lo troverai sicuramente nella discoteca di seconda mano o di terza mano di periferia della tua città, perché nella discoteca o nelle app di incontri, eliminate subito tutte le app di incontri, che tanto nelle app di incontri ci vanno soltanto gli uomini impegnati, gli uomini sposati che vogliono fottere a basso investimento energetico, quelli che se ti va bene ti portano dal kebab da asporto prima di portarti al parcheggio del cimitero il giovedì sera. Quindi devi scartare assolutamente tutte queste categorie e devi iniziare a
disinstallare tutte le app di incontri. Le uniche che possono andare bene sono i social, cioè Instagram e Facebook fondamentalmente. Allora, Instagram e Facebook possono andare bene perché non sono app finalizzate agli incontri, hai la possibilità di conoscere, entrare un po' in dettaglio nella vita della persona. Solo Instagram e Facebook, creati dei profili validi che possono farti vedere, percepire, dovresti anche esserlo una donna, diciamo, di valore, una donna di qualità, raffinata, di successo, non un puttanone da corsa, perché il modello puttanone da corsa può anche attrarre, ma innesca subito meccanismi di difesa. Quindi invece Instagram e Facebook possono essere dei luoghi di incontro interessanti. Disinstalla subito tutte le app di incontro dei vari Tinder, Cazzi e Mazzi, quelle non funzionano, le app di dating, e evita tutti i locali, diciamo, di quinta categoria della tua città. Quindi cerca anche tu dovresti avere un target culturale, dovresti essere una donna che ha una comunicazione fluida, vabbè, a meno che non sei straniera, allora comunque parli un'altra lingua, ma ci sono. Anche nello scrivere, se tu cerchi un uomo di qualità, non puoi scrivere la A con l'H quando non ci va o senza H quando l'H ci va, sbagliare i congiuntivi, sbagliare. Cerca, vatti a fare un corso di lingua italiana perché devi parlare l'italiano in modo fluente. E cerca di essere sempre allegra. Gente allegra ce l'aiuta, essere sempre allegra è una cosa molto importante, essere anche positiva. Donna lamentosa, donna noiosa, questo è fondamentale. Essere positiva, essere allegra, avere una comunicazione fluente, un eloquio fluente e essere femminile. Femminile non vuol dire zoccolona, non vuol dire puttanona da corsa, ma vuol dire raffinata, elegante e seducente. Queste sono un po' le caratteristiche. E poi non devi fare nient'altro praticamente. Creati un buon profilo. Instagram e Facebook, dove metti delle foto dove tu fai delle azioni, dove fai delle cose, non ti fai vedere, diciamo, da Ciccio Giro Pizza 5 euro, metti foto e qualcosa dove che frequenti locali, diciamo, o ambienti di classe di qualità, perché quello che ti porta da Ciccio Giro Pizza 5 euro lo mandi a cagare all'istante, non lo prendi neanche in considerazione. D'altra parte devi fare come faceva Marilyn. A Marilyn, un giornalista gli chiese: ma come mai lei non si è mai innamorata di un, che ne so, di un idraulico, di un elettricista, di un medico anche? Perché poi Marilyn, di lei si sono innamorati solo presidenti degli Stati Uniti, ricchi industriali, eccetera. E lei ha detto: perché io quegli altri manco li prendo in considerazione. Per me, come dire, l'elettricista non esiste come uomo, come maschio, per dire, no? Ecco quindi che dai un target, non dico che devi avere il target di Marilyn perché non sei Marilyn, però datti un target, diciamo, che possa essere di uomini di qualità e di uomini di valore. Ecco quindi se tu riesci a fare questo, poi per amplificare le strategie di seduzione basta che li fai parlare, basta che gli uomini parlano, si esprimono e parlandosi ed esprimendosi riuscirai a ottenere dei risultati perché ottiene l'effetto transfert, cioè se loro parlano, si esprimono praticamente, come dire, tirano fuori emozioni e quindi è come se andassero, tra virgolette, quasi sul lettino dello psicanalista, tendono a innamorarsi. Quindi la vera abilità della seduttrice è presentarsi come femminile e poi farli parlare, farli tirare fuori le cose in profondità. E automaticamente si innamoreranno. Provare per credere, cara malgasciona che non sei altro, e vedrai che i risultati arriveranno.